Ciao, io sono Pasquale e se hai in mente di fare l'investitore buy and hold, quello che viene normalmente definito investitore a lungo termine, in periodi come questi potresti trovarti in una situazione di crisi personale. Vedere tutti i mercati andare su e giù come la mia pressione quando vedo la Ferrari in prima posizione, alla quale poi solitamente succede che Vettel si scontra con Leclerc che manda tutto all'aria, è una sensazione normale. Cioè, normale, rischio l'infarto, però anche tu. Ci vogliono strategie ben definite, una volontà di ferro e soprattutto una conoscenza e una consapevolezza dei mercati finanziari. Per questo motivo, i video e le strategie che seguono sono solo relative a dei miei studi di backtesting, ma sicuramente non sono un consiglio finanziario. Ma ti voglio dare modo, con soli due ETF, di poter battere l'indice di mercato S&P 500 e per cui battere in linea di massima il mercato americano. Due sono però le premesse fondamentali qui e devono essere ben chiare dall'inizio. La prima è che si tratta di un backtesting, per cui si prende in considerazione un periodo passato. Seppure sia un periodo essenzialmente lungo, non è detto che poi queste strategie vengano confermate e che funzionino appunto nel futuro. Il mondo è in continua evoluzione economica e sociale e non si può prevedere come la situazione si andrà ad evolvere. Prendi ad esempio la pandemia. Chi diamine se l'andava ad aspettare? Secondo punto è il fatto di prendere in analisi il mercato americano. Allora, dalla fine del 1800 il mercato americano è sempre stato in continua salita. Certo, ci sono stati alcuni decenni di lateralizzazione, ma è sempre stato quello che ha avuto le performance migliori a livello mondiale. Detto ciò, però, non è da escludere che questo possa cambiare nel futuro, per cui avere un piano di emergenza che ci possa coprire, che possa coprirci da eventuali situazioni inaspettate, è comunque sempre un must, secondo me, nel mondo degli investimenti. Un'ultima cosa, bisogna sempre capire quello che si fa. Mettere soldi a cazzo solo per investire è stupidamente inutile. Oltretutto, se sono io a dire di fare qualcosa, non è che ascoltare me, che valgo come la ciliegina sulla torta al cioccolato, è utile. Praticamente non valgo a niente. Informati e studia la situazione per conto tuo, non ascoltare nessuno YouTuber, me compreso ad occhi chiusi, perché i soldi alla fine della giornata te li sei guadagnati tu col tuo lavoro, col tuo sudore e sono tuoi. Andiamo al PC e ti spiego questa strategia. Prima di iniziare però, come sempre, volevo ricordarti che un'ottima fonte di beneficenza è iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche, lasciare un bel mi piace, un bel pollice in su e andare a condividere questo video, oltre al fatto che in qualunque momento della tua giornata potresti andare a sostenermi su Patreon. So che sei una brava persona e che lo farai sicuramente. Allora, eccoci qui. Utilizziamo questo tool che si chiama Portfolio Visualizer, che mi è stato introdotto da Riccardo. È un sito sul quale si possono appunto fare dei backtesting. Si può partire dal 1972. In questo caso, però, le asset class, anzi, gli ETF che andrò a mettere sotto valutazione, non erano disponibili da prima del 2003, per cui qui in alto selezionerò 2003. Farò un'analisi, diciamo, per una persona media, normale, che magari abbia 5.000 euro da parte, anche se qui dice dollari, ma è uguale, e che possa contribuire ogni mese con una quota fissa, che in questo caso, diciamo, sono 300 euro. E l'analisi la andiamo a fare contro il benchmark di riferimento, che in questo caso sarà lo Standard & Poor's 500, un ETF basato su questo benchmark. Un ultimo disclaimer che devo fare è che ovviamente io mi baso su dei dati che mi vengono forniti da questo sito, che potrebbero essere incorretti, per cui io spero che siano corretti al 100%, ma non è che bisogna basarsi solo su quello che mi viene detto da questo sito. I due asset class, anzi i due ETF che andremo a utilizzare sono il TLT, che sono i Treasury a 20 anni americani, e poi il VTI, che sarebbe il Vanguard Total Stock Market ETF, che prende nel suo pacchetto tutto il mercato americano, lo Standard & Poor's 500, il Russell 2000 e anche di più, verso l'infinito ed oltre. Le analisi che andrò a fare sono in un equal weight, per cui 50 e 50, un 20% di Treasury e un 80% di azionario e viceversa un 80% di Treasury e un 20% di azionario. Andiamo a fare l'analisi del portafoglio. Come vedi qui, diciamo, c'è la differenziazione, così come l'ho fatta io, mi dice, diciamo, come è stato diviso, e poi qui i dati sono interessantissimi. Andiamo a vedere che
il portafoglio 50-50 e il portafoglio 2, quello 20-80 e l'altro l'80-20, tutti e tre vanno a battere lo Standard & Poor's 500, l'ETF in questo caso, di un bel po', diciamo di quasi un punto percentuale in più. Ma la cosa interessante in questo caso è il drawdown, il massimo drawdown che si è avuto. Qua si è preso anche in considerazione, come ben capire da questo grafico che segue un po' l'andamento, la crisi dei mutui subprime del 2007-2008, che è avvenuta in questo punto, e qui la Standard & Poor's 500 è andato quasi il 50% sotto, mentre alcuni portafogli sono rimasti stabili o anzi sono andati anche a salire. Come puoi vedere, il massimo drawdown per il portafoglio numero 1 è addirittura il 18%, con un anno peggiore che è stato un meno 3,41%, che è accettabilissimo, soprattutto in una crisi come quella dei mutui subprime che è avvenuta nel 2008. Possiamo anche andare a variare, invece di utilizzare appunto un portafoglio che è troppo sbilanciato verso l'azionario, come in questo caso, potremmo anche andare a decidere di fare, sempre dando un maggiore spazio ai treasury, perché ovviamente l'azionario quando ha le oscillazioni sono sempre ampie, sia in alto che in basso. Invece i bond sono un po' più, diciamo, non stabili, ma sicuramente sono un po' meno volatili. Proviamo a dare ad esempio a questo portafoglio un 60, anzi un 70 e 30, giusto per curiosità. E andiamo di nuovo ad analizzare il portafoglio. E anche in questo caso si ha una ottima performance, solo diciamo 1000 dollari in più dello Standard & Poor's 500, 2000 in meno del portafoglio 50-50 e un drawdown che è parecchio accettabile. Per cui, come puoi vedere, la correlazione col mercato americano, andando a variare notevolmente, va anche a dare dei risultati che sono molto ma molto più accettabili in termini di infarti che ti possono prendere, così come potrebbero prendere a me, che sono una persona piuttosto normale. Questo com'è possibile? Lo andiamo a capire perché questo strumento è molto interessante, che mi è stato presentato da Riccardo, Portafoglio Visualizer, è molto interessante perché mi dice anche i drawdown e i monthly returns. Andiamo a vedere prima gli annual returns diviso per portafoglio con il benchmark di riferimento. Come puoi vedere, fino a che non c'è stata la crisi, e per cui diciamo 2008, il benchmark dello Standard & Poor's 500 ha sempre dato o quasi sempre dato dei rendimenti maggiori degli altri portafogli. Però nel momento in cui si è presentata la problematica, come puoi vedere, il portafoglio contenente solo lo Standard & Poor's 500, l'ETF SPY, ha performato peggio, ma molto peggio rispetto al resto. Ovviamente durante la ripresa è andata a performare meglio. Così via via, anche quando c'è stato, come qui a inizio anno, la pandemia, che è andata a creare appunto degli sbilanciamenti piuttosto evidenti nel mercato americano, ma anche in quello mondiale, mentre i portafogli un po' più conservativi, come in questo caso dove i bond sono all'80%, hanno dato dei rendimenti maggiori. E questo si può vedere anche nel monthly return. Se andiamo a vedere poco prima della crisi dei mutui subprime, si può benissimo vedere che a un certo punto le perdite sono andate ad incrementarsi mese dopo mese. Poi andando ovviamente ad andare a dare dei rendimenti pessimi intorno all'ottobre del 2008. Per cui questa è una modalità per andare, diciamo, a battere il mercato in maniera, diciamo, sostanziale, ma non eccessiva, però la cosa più importante è con un rapporto rischio-rendimento che è piuttosto conveniente. Una cosa che è da tenere in considerazione, questa tipologia di strategia, secondo Portafoglio Visualizer, funziona solo ed esclusivamente se si fa con un piano di accumulo, no accumulo, accumulo, per cui con un contributo mensile fisso che va a prendere anche le oscillazioni del mercato verso l'alto e verso il basso e per quindi va a calmierare e quindi a bilanciare il prezzo medio.
Perché nel lungo periodo ovviamente un portafoglio fatto solo del VTI o dello SPY, per cui solo del mercato azionario, come si suol dire, nel lunghissimo periodo tende sempre a essere molto ma molto più performante. Ma quello che interessa a noi è la performance comparata e accompagnata anche da un minor rischio, da un minor drawdown massimo e da un minor drawdown, quindi un anno in perdita migliore rispetto a tutto il resto del mercato. Bene, la protezione del proprio capitale è secondo me qualcosa di più importante, la cosa più importante da tenere in considerazione. Con questa tipologia di strategia si riesce a fare sì che con una considerevole diminuzione del rischio totale si possa migliorare la performance dei propri investimenti. Ovviamente, come dicevo all'inizio, si tratta di un backtesting e non di un future testing. Per cui nel futuro potrebbe essere la peggiore cosa da fare nella vita nostra, nella vita tua e nella vita mia. Non eseguire questa strategia solo perché ci ho fatto un video io. Ma studiala per bene per conto tuo. Trovi qui sotto in descrizione il link di Portfolio Visualizer, così puoi anche smanettarci un po' tu. Una cosa da fare se ti piace fare stock picking è di non mettere tutti i soldi che si hanno, intenzione di utilizzare nell'azionario. Ad esempio sul VTI come ti ho fatto vedere io, ma magari fare una gestione attiva per una parte del proprio capitale, magari un 10-15% di quella parte azionaria. Magari puoi anche utilizzare la Magic Formula per la quale ho realizzato un video in passato e per il quale ti lascio il link qui da qualche parte del video. Bene, lasciami un commento qui sotto in descrizione e fammi sapere cosa ne pensi di questa strategia, se anche tu ne stavi pensando una simile o di entrarci al mercato in una maniera similare o uguale a questa. Se il video ti è piaciuto, per favore distruggi il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e per ora è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!